Benvenuti all'appuntamento del sabato su Hello Photoshop con questo nuovo tutorial sulla fotografia, mentre il mercoledì abbiamo un nuovo tutorial ogni mercoledì su Photoshop. Inizio una serie con questo di video dedicati al flash, quindi a come capire il flash, come usarlo e farlo funzionare come vogliamo noi e non come vuole lui. È un accessorio odiato, amato da tutti i fotografi, questo perché è una fonte ausiliaria di luce molto forte, molto intensa, spesso utilizzata male, che dà dei risultati deludenti. Quindi eh, vediamo come fronteggiare una situazione o certe situazioni dove con l'uso del flash miglioreremo il nostro scatto invece di peggiorarlo. Va compreso il suo funzionamento, quindi come in tutte le cose, quando sappiamo come funzionano, poi magari riusciamo anche a controllarle meglio. Quindi i flash di oggi, di adesso. Lavorano tutti in TTL. Cosa vuol dire? TTL è attraverso la lente? Vuol dire che quando inquadriamo, quando puntiamo qualcosa, attraverso la lente la macchina ha una situazione, una scena e eh, riesce a, se noi attiviamo il flash, a emettere un lampo che permette di illuminare questa scena. Quindi attraverso il sensore, la lettura del sensore ci saranno delle, delle impostazioni che doseranno la emissione del lampo. Va anche compresa la regoletta sul numero guida. Il numero guida è eh, la potenza del nostro flash, quindi mh, dovremmo guardare nelle istruzioni del flash o nell'istruzione della macchina a cosa corrisponde il nostro flash e questo per riuscire a capire dove può arrivare. La regoletta semplice è quella che eh, ci permette di capire a che distanza possiamo usare, arrivare a, a usare il nostro flash, dividendo il numero guida, quindi, proprio la potenza del flash flash per il diaframma che stiamo usando e avremo la sua mh, distanza massima, questo riferito a una sensibilità di ISO 100, quindi quanto può arrivare a illuminare, fino a che distanza può arrivare a illuminare, sicuramente non una piazza, non uno stadio e eh, quindi poterne sfruttare al massimo le sue potenzialità realizzando eh, scatti di qualità. Allora, in una situazione come questa, che non si vede in camera ma qua di fianco a me, quindi può essere un comunissimo interno come, uh, come possiamo avere a casa, eh, inizio con questo primo video, uh, l'utilizzo del flash incorporato, quello che le macchine, quasi tutte le macchine hanno, e di cui si parla poco e che invece possiamo sfruttare in certe situazioni per migliorare i nostri scatti. Si attiva in genere con il pulsantino che c'è a fianco, c'è cioè il simbolino del lampo che mh, ci permette di attivarlo, quindi di farlo alzare e di eh, far sì che emetta la sua, eh, la sua fonte di luce. Va considerato anche la temperatura colore impostata in macchina, il bilanciamento del bianco si chiama VB, contraddistinto da VB nel, nei vari simboli del menu, quindi nella impostazione del bilanciamento del bianco dovremmo trovare quella per il flash oppure quella per la luce diurna, questo perché la luce del flash ha lo stesso colore della luce del giorno a mezzogiorno, questo è un'altra cosettina da ricordare. Quindi, altra cosa da ricordare è che il flash lavora o emette il suo lampo in base al diaframma che impostiamo in macchina. Cosa vuol dire questo? Se lavoriamo in manuale, non in automatismo perché la macchina farà quello che vuole lei, in manuale, quindi potendo impostare tempi di scatto e diaframmi come vogliamo noi, in base al diaframma che impostiamo il flash emetterà la, il dosaggio di luce necessario per quel diaframma. Ora adesso io faccio una serie di scatti a questa situazione che c'è qua a fianco per riuscire a capire come cambiano le cose eh, naturalmente in una prova reale, quindi cosa migliore, non c'è cosa migliore che vedere come stanno le cose in una eh, prova effettiva, quindi poche chiacchiere ma fatti. Quindi io punto, punto adesso senza l'uso del flash, la macchina è impostata in manuale, eh, imposto un sessantesimo, 5, 6 di diaframma, ci sono delle luci, che adesso vedremo, e, eh, in manuale naturalmente, e faccio la mia messa a fuoco, naturalmente nel punto in cui voglio eh, avere a fuoco. Cosa vediamo? Che dove ci sono le luci qualcosa si vede è sicuramente un'impostazione di tempo diaframma che non va bene per questa eh, situazione di ambiente di luce ambiente se invece attivo il flash e ricordiamoci di impostare l'impostazione del bianco sul eh, luce solare o, o, o flash e rifaccio la stessa cosa quindi faccio metto a fuoco e scatto vediamo che cosa succede che il flash è andato a riempire quelle zone che non erano illuminate dalla luce ambiente, quindi dalle altre luci naturali o per um artificiali accese in questo ambiente, ma ancora non ce la fa, quindi devo aiutarlo, questo è un flash incorporato, un numero guida 12-13 in genere sulle, eh, sulle reflex e quindi come lo aiuto, o aprendo di più il diaframma oppure alzando la sensibilità, quindi faccio un'altra prova senza il flash. Stessa inquadratura, stessa, stessa scena, un primo scatto senza il flash, vediamo che le luci accese, le luci artificiali accese, sono più visibili rispetto a prima, ma ancora tutto troppo buio. Attivo il mio flash e faccio la mia prova ancora per vedere come stanno le cose e così vado avanti, vado avanti non perché dobbiate fare così ogni volta che c'è una situazione del genere da fotografare, ma per farvi comprendere la differenza tra l'uso del flash in un modo e in un altro, quindi ancora con una sensibilità di 200, quindi raddoppiata rispetto a prima, non abbiamo abbastanza luce per riempire questa situazione, consideriamo che io ho una distanza di due metri e mezzo circa, quindi sono al limite della potenza di questo flash, eh, ricordiamocelo anche per eseguire i ritratti, se una persona è troppo distante non riusciremo a illuminarla con un flash incorporato oltre al limite di avere una fonte di luce che proviene dalla stessa direzione dell'obiettivo e quindi non ha una sua, un suo gradevole effetto. Alzo ancora la sensibilità, quindi senza, um, senza il flash ancora faccio il mio scatto, attivo il flash e vediamo che cosa succede migliorano le cose fino a arrivare a un'ultima situazione in cui ancora eh, provo a modificare la sensibilità quindi a raddoppiarla ulteriormente avere una situazione di luce ambiente ancora mh, più evidente e con l'uso del flash invece il riempimento di ciò che non era illuminato da luci artificiali siamo arrivati a un equilibrio in cui la cosa è gradevole, quindi una situazione a parte il caos che c'è eh, di mh, luce equilibrata e luce mista si chiama in fotografia. Questa situazione perché ho mescolato la fonte di luce ausiliaria, che è quella del flash, quindi un'emissione aggiunta a quella che è la luce ambiente, che sono luci artificiali accese, non ci sono finestre da questa parte qua, quindi può essere una situazione come quelle che si hanno di sera in casa. Quindi vi aspetto alla prossima uh, edizione, alla prossima puntata, vi ricordo il vostro mi piace naturalmente se vi è piaciuto il video, di dare un'occhiata ai miei contenuti qua intorno, tantissimi, se non avete capito qualcosa scrivetelo nei commenti, nel giro di poco io vi rispondo e vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima.